warm up! È warm up! Meno male. Non chiuderle al petto adesso. Dai che c'è! Che io non c'ho mai ragione, eh. Allora, si è appena conclusa, dopo due giorni estenuanti, una bellissima competizione di calisthenics, la Strength War, organizzata dalla Vulcano Fitness. Per chi non fosse proprio troppo conoscente del settore, questa è una gara di 1 RM, quindi una ripetizione massimale su 4 esercizi, muscle up, pull up, dips e squat, ovviamente con le varie categorie. Questa è stata la prima mia Strength War non da atleta, ma da coach, e posso dire di aver provato tante tante emozioni totalmente differenti da quello che ho provato quando ho gareggiato. Posso anche dire che tutta questa stanchezza sicuramente è dovuta al fatto che ho portato ben 15 atleti in gara e sono stato il coach, da quanto mi hanno riferito, con più atleti in gara, e di questi in primis ne sono super soddisfatto da questo numero. Sono super orgoglioso di tutti i ragazzi che sono venuti a questa competizione, che si sono messi in gioco indipendentemente dal loro livello, semplicemente per provare quell'ebbrezza di gareggiare e di migliorarsi. Il sabato è iniziato con le categorie open e intermediate, e subito la gara è partita alle 9 del mattino con la categoria meno 67, e io avevo contemporaneamente 4 ragazzi che stavano gareggiando, quindi ho iniziato a correre da una parte all'altra delle strutture per vedere le trazioni di uno, per poi andare a vedere il dip dell'altro. Insomma, sono arrivato a fine giornata davvero con i piedi dolenti. Valida ragazzi, un applauso a Certonse, si prepari, Valdivesio. Tira fortissimo, fortissimo! Go, 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 go. Ho voluto comunque dare più sostegno possibile a tutti i ragazzi che ho portato in gara, per cercare di supportarli al meglio e cercare che loro si trovassero in un ambiente quanto più tranquillo e di stimolo possibile. Ovviamente mi sarei dovuto dividere tipo in 3 parti, però penso di aver dato comunque il giusto supporto a ogni ragazzo. Fantissimo! Pubblico 72,5 kg. La mano con i brocchi. Mio padre è famoso. È una foto, purtroppo. Un applauso a Simone Arnaboldi. Facili, facili per Lorenzo Giussani, era la prima alzata, e parte così. Siamo qui con Matteone, che avete già avuto modo di conoscere. È un piacere enorme ritrovare questo grandissimo amico, nonché grandissimo amico. Grazie per i dip, eccole qua, agguerritissime. Quali sono i loro numeri? Tancinelli Francesca, 35 kg. 30 kg. Buonissimo! Alla grande, vediamo il giudice cosa dice. Bandiera bianca, dice Sam. Ora invece apriamo il capitolo fratellino, allora parlo un attimino di Giovanni. Sono super contento innanzitutto per quello che ha fatto. 57,5. Abbiamo Gelante, Luca. Cazzo quello che hai! Tanto quello che hai!
Purtroppo nelle trazioni, nei chin-up, per colpa mia, non siamo riusciti a fare valida la ripetizione. Giovanni voleva fare 62,5, però io ho visto talmente facile l'alzata precedente, i 57,5, che gli ho detto prova 65, proviamo, diamo il tutto per tutto, per me possono salire. Purtroppo erano un pochettino oltre quelle che erano le sue capacità e quindi li ha falliti per pochissimo. Se avesse fatto 62,5 sarebbe arrivato terzo, quindi ti prego Giovi, scusami, so che riuscirò a rimediare questo mio sbaglio. Nei dip invece sono stato molto molto contento, ha fatto record 83,75 con margine. Su, 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 bravo Giovi! Qua io volevo consigliargli di fare 85, però reduce dall'errore in precedenza ho detto scegli tu 82,5, 85, ha fatto 83,75 e è riuscito a farlo. 85 li avrebbe fatti? Per me sì, però vedremo poi in futuro i carichi aumentare. Comunque portare un allievo in gara è sempre una grande emozione, ma portare un fratello che sta, diciamo, seguendo una parte delle mie orme mi emoziona tantissimo. Cioè, comunque essere di stimolo per lui mi rende davvero orgoglioso, perché magari sto lasciando in lui un qualcosa che si porterà dietro poi per tutta la sua vita, e mi auguro che possa essere fiero del suo fratello maggiore che sta cercando di fare il meglio per lui. Mi congratulo tantissimo con tutti i ragazzi che si sono messi in gioco e doppiamente per quelli che sono riusciti anche a salire sul podio. Bravissimo Simone Coccaro, che è riuscito ad arrivare terzo nella sua categoria. Complimentissimi a Giacomo, che ha vinto la sua categoria, e complimentissimi a Lorenzo, che è arrivato secondo per pochissimo, però almeno Lore capisci cosa si prova ad arrivare secondi per poca attenzione, però davvero complimentissimi. È iniziata poi la domenica. Domenica di categoria elite, quindi tutti gli 8 migliori ragazzi praticamente a livello nazionale che si sono iscritti a questa competizione, e qua ancora con tanto orgoglio posso dire di aver portato 3 allievi in gara. José nella meno 67, che è riuscito a fare il suo record di muscle up e a portare 25 kg in gara. Ho portato poi 2 atleti nella categoria meno 80, la mia categoria dove tutti gli altri anni ho gareggiato. Riccardo Brignoli, che ha fatto dei suoi PR sia in muscle up che trazioni dip, purtroppo abbiamo voluto osare con la terza alzata sui 100 kg, ma va comunque bene, è riuscito a portarsi a casa dei bellissimi 92,5 kg. Dai che warm up! Mamma mia Brignoli! Buono! E sullo squat, che comunque è il suo tallone d'Achille, anche lì ci siamo tolti lo sfizio dei 150 kg. Su! Su! Sei contento? Dai, bravo! E poi sempre in questa categoria il grandissimo Amedeo, mio allievo fortissimo, che è riuscito a strappare la vittoria ai suoi concorrenti, anche loro veramente, veramente, veramente forti. Tutto quello che se vinci sono 1000 euro. Mi paghi il coaching, bravo! Non è che ci faccio i soldi. Ciao Biagi, come stai? Tutto bene? Allora, è stato un piacere vederti ieri, tirare. Mi soffermo un attimino a parlare su quello che ho vissuto nel momento in cui Amedeo fosse in gara, non tanto perché ha vinto, ma perché è come se lui gareggiasse al posto mio. Io quest'anno ho deciso, per miei motivi legati a stimoli di allenamento differenti che ho voluto comunque introdurre nelle mie programmazioni, ho deciso di non partecipare a questa gara, però rivedevo in lui il me che gareggiava. E posso dire che inizialmente è partito forse un po' troppo, Amedeo ha iniziato la gara forse un po' troppo alla leggera. E 20 kg. Forte! Alzata e bianca per Amedeo Pulcini. No, rossa. Cosa ha fatto? Ha cambiato la presa nel massolato, infatti. Prendendo delle no rep dovuti ad errori banali, ok, ad esempio il muscle up, la seconda ripetizione è salito, ha fatto la transizione, poi ha staccato le mani, ha allargato la presa, ha fatto il dip, così è no rep, ma non è un no rep dovuto a una difficoltà
Ok, è un no rep dovuto a una poca attenzione. Allarghi la presa o no? Visibilmente. Allora vai 35. Bel muscle up. Speriamo che non faccia cazzate, perché sennò... È valida! Esecuzione perfetta. Dai, bravo. Quindi mi è sembrato che è partito un pochettino troppo prendendo tutta la leggera. Successivamente con le trazioni e con i dip ha capito che i suoi avversari non erano proprio messi così male, anzi, cioè gli hanno fatto realmente sudare la vittoria. Provare così andiamo a capire. Mamma mia! Martinelli un missile! Non chiuderle al petto adesso. Caldo. Se senti che arrivi qua. Ti dico che io non ci penso, cioè io tiro. Come va? Va però risparmia energia. Non vanno, non vanno. Devi dire prima di tutto. Cioè, se mi sembra che stai lì troppo a pensare a fare questa cosa. Mamma mia! Martinelli, ragazzi! Vabbè, facciamo il senso, dai. Un altro esempio sulle trazioni. Ho detto ad Amedeo di partire con un determinato rialzo sotto i piedi perché altrimenti si sarebbe trovato scomodo sulla sbarra, però ha voluto comunque fare di testa sua e quindi abbiamo fallito la seconda alzata per proprio uno sbagliato setting. Non è meglio così? Sì. No, oh, perché io non c'ho mai ragione. Tanto il coach deve passare. Ma l'ho assustato. ma io sono così. Dai, pensa, l'hai sempre fatto, zio. Dai che c'è! Dai che c'è! Sì! Buono! Bravo! L'ha frustato! Anche Piotti ha placato Jacopo Rossetti che continuava a frustarlo. E c'era il motivo! Vedi! Sei troppo forte. Complimenti. Come un caso gli applausi di Luca, di Jacopo Rossi, di Piotti, di tutti i coach qua presenti. È troppo potente, non lo so, che me ne dia un po', così faccio 50 di book, no? Era giusto così. No, certo. Entra 110, poi vediamo, 120 in seconda, in terza vediamo. Più che altro, tu sei sicuro al 100% che 205 in squat li fai? Perché possiamo entrare anche un po' più bassi volendo, Fai 200, ma 200 ora faccio 6 rep. Te lo dico. Cioè, dai, io mi fido di te, sei tu che li fai, no, gli squat, non io. Anche 200, tanto se quello fa 200, 210, 220. Sì. Sì. 140, sì. C'è un 200, 210, 220. Adesso vediamo quanto fa in dip questo. Dai. Allora faccio modificare a 200 l'entrata. Faccio modificare l'entrata a 200. Ok. Cioè, prima che inizi la prima alzata si può cambiare. Perfetto. Pensa al tuo te. Passi male questo. Mamma mia, io vedo un prato verde sulle alzate di Martinelli. 120 kg di pulcini. La mia mele mai. Andiamo. Su! Vediamo giù. C'è un po' di dubbio sull'alzata. Rossa. Simon Piozzi. Fai 125 di spalle. Bianca. Non ce l'ha fatta, ma ti tiene. I suoi 110, complimenti da te. Becca. C'è una striscia verde che viene. Su!
120. Diego Macri. La gara è anche un clima particolare in cui quando si è magari favoriti si fa anche fatica a essere concentrati al meglio, ma poi posso dire che dopo qualche sgridata si è concentrato al massimo, ha focalizzato l'obiettivo, ha visualizzato la vittoria ed è riuscito a portarla a casa. Devi essere concentrato, Ore Mattia Palmiero. Su! È warm up! È warm up! Si tira sull'Olimpo praticamente. 200 per 0,6. Dai, 10. 100. 20 punti. Mamma mia! Che bravo! 110 figli. Quindi andrete a prendere ancora 6 punti in caso dovesse chiudere. Dai Ame! A 402 dovrebbe andare se dovesse chiudere. Pazzesco. Dai Ame, A medio pulsino. Sono warm up! Dai Ame! Bravo! Testa Ame, prenditela, è tua! Su! Pulcine! 402! Cosa è sbagliato? Si è tirato su una montagna! Ragazzi, c'è un po' di traiettoria. Allora, non ho compensato con niente. Ma mi sono spostato sulla destra, non so perché. Dimmi tu. Si può anche provare 220, se no fai 215 è buono. Madonna! Cioè dipende quanto li sentite tosti. Ti lascia scendere. No zio, non puoi, no. Allora vediamo che cosa va a tirare. No, scegli tu. Cosa faccio? No. Tanto niente. 220. Dai. Proviamo. Al massimo torni giù, dai. 220. Li chiude. Peccato per Martinelli. Davvero peccato. Campione della meno 80 kg Amedeo Pulcini, ragazzi, che proverai 220 kg. Dai Ame. 220. Su! E l'applauso Amedeo. Magari per vista da fuori tante persone hanno visto lo Jacopo Coach esagerare un pochettino magari con i modi di fare, nel senso impormi tanto su Amedeo, però in questa competizione ho capito che andava martellato. Andava un attimo messo sui binari perché stava un po' deragliando. Ho fatto questo proprio perché ci tenevo tantissimo a lui, ci tenevo che fosse quanto più soddisfatto possibile e che potesse portare a casa il migliore dei risultati. Ci siamo riusciti e che questa gara ci sia solo da lezione per poter migliorare tutte quelle che arriveranno. La gara è appena finita, Ame è riuscito a vincere la sua categoria, posso dire non troppo facilmente, anzi con abbastanza difficoltà, o sbaglio? No, molte. Molte difficoltà, ci siamo trovati degli avversari, i primi due in particolare, fortissimi. Ho provato molta più ansia a fare da coach rispetto che a gareggiare io in primis. Vivevo quello che stava facendo Amedeo, sapendo come ci si sente da facendo le alzate, e quindi mi sono anche molto emozionato quando è riuscito a superarsi, nonostante magari ha fatto un po' di cazzate, perché ha fatto un po' di cazzate, in alcuni momenti si è sentito un po' troppo sicuro, però comunque con delle raddrizzate è riuscito a portarsi a casa il risultato. Sì, comunque con Ame siamo voluti rientrare nella meno 80, vi dico già che sarà l'ultimo anno in meno 80, perché è una forza della natura e geneticamente, muscolarmente può migliorare ancora tanto e sicuramente in meno 87 potrà performare molto meglio. Io ti ringrazio come sempre della fiducia che poni nei miei confronti e sei stato fortissimo. Grande a me. Bravo.
per chi mi segue, per chi è nel settore già da un po' di anni, conoscerà sicuramente gli continui scontri che vi sono stati tra me e Lucian, dal punto di vista ovviamente competitivo, null'altro ovviamente. Comunque entrambi abbiamo tanto rispetto reciproco, ma nelle competizioni, per un motivo o per l'altro, ci siamo sempre dati battaglia e lui è riuscito sempre a imporsi sopra di me a livello di totale, a livello di competizione in generale. Poi magari vi sono sempre stati degli esercizi in cui io sono stato davanti a lui, come il muscle up, e altri dove lui è sempre stato davanti a me. In questa gara invece ci siamo trovati entrambi ancora avversari, ma entrambi da coach. Infatti il suo allievo, Mattia, è arrivato terzo. E posso dire che questa volta ce l'ho fatta, sono riuscito a strappare la vittoria io, la coach. Ma davvero complimentissimi sia a lui che a Mattia, al suo allievo, perché hanno gestito veramente bene la gara e hanno fatto un buonissimo risultato. In conclusione ragazzi, al termine di questa bellissima esperienza posso dire ancora più fermamente che quello che realmente amo fare non è semplicemente mettermi in gioco, ma è anche portare le persone a migliorarsi, a competere e a far sì che possano raggiungere dei nuovi punti di arrivo che poi diventino semplicemente dei punti di partenza per migliorare sempre di più. Questa gara mi ha dato tanto, è stato molto emozionante appunto poter seguire tutte queste persone in gara e mi auguro di poterlo fare per quanto più tempo possibile. Quindi davvero grazie nuovamente a tutti i ragazzi che si sono affidati a me e invito calorosamente tutti quei ragazzi che non hanno ancora avuto magari il coraggio o non hanno ancora preso la decisione di mettersi in gioco a farlo, perché le competizioni non sono semplicemente primo, secondo, terzo, ma è tutto un insieme di emozioni, di scambi con persone, cioè lo si capisce solo vivendolo. Però davvero una competizione può solo che far crescere il proprio carattere e sicuramente può solo portarvi ad avere bei ricordi o comunque magari anche non troppo piacevoli, ma che sicuramente vi possono insegnare tanto. Ringrazio tantissimo tutti i ragazzi, le persone che mi hanno fermato per chiedermi una foto, per fare due chiacchiere. Per me è davvero un piacere, perché mi rivedo io, Jacopo ragazzino, che avevo vergogna a chiedere le foto a quelli che erano i miei idoli per paura di disturbarli. Ma davvero nel mio caso, cioè, se volete relazionarvi con me non fatevi assolutamente problemi, se avrete modo di conoscervi dal vivo capirete che sono molto 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 alla mano e molto simpatico. Ringrazio tantissimo l'organizzazione per creare sempre questi fantastici eventi, stando un pochettino di più dietro alle quinte rispetto agli altri anni. Realmente vedo quanto lavoro e quanta fatica c'è dietro e quindi ringrazio tantissimo tutte le persone che rendono questo possibile. Grazie mille anche ad Andre che sta dietro la telecamera per avermi seguito per due giorni e niente, non vedo l'ora di vederci alla prossima competizione, ma lì ci sarà un Rocky atleta. Let's go to the top, never stop.